Do la parola a Eleonora Di Maio, Francesca Menna, Luigi Felaco, Rosaria Galino. Quindi comincia Eleonora e finisce Rosaria. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, lasciatemi innanzitutto ringraziare il sindaco Luigi De Magistris per darmi l'opportunità di entrare a far parte della squadra di governo della nostra città in questo contesto, che è un contesto in cui si decide di scommettere innanzitutto su tre giovani che in un modo o nell'altro, con esperienze diverse, hanno effettivamente dimostrato protagonismo sul lavoro territoriale e soprattutto grande capacità di dare battaglia per la difesa dei diritti delle persone. E dall'altra parte su tre donne, in una fase in cui mi sento di dire che, come dire, lo spazio e il dibattito pubblico-politico, col suo livello di performatività e rancore, devo dire è sempre meno confortevole per la politica femminile. Quindi credo che con questa scelta di questa mattina il sindaco, questa amministrazione, dimostra ancora una volta discontinuità e coraggio. Le deleghe che mi vengono attribuite, nello specifico quella alla cultura, al turismo, alle relazioni internazionali, rappresentano una sfida complessa e bellissima che porterò avanti con umiltà, ma anche con tutta la determinazione possibile. Ci tengo a dire una cosa importantissima: eredito un lavoro straordinario. Per questo colgo questa occasione per esprimere grande ammirazione per quanto portato avanti in questi anni da chi mi ha preceduto, dall'assessore Nino Daniele. Un lavoro che tra l'altro si manifesta plasticamente in una città che negli ultimi 8 anni ha decuplicato i suoi flussi turistici, che è diventata crocevia di milioni di viaggiatrici e viaggiatori e che dall'altra parte si è inserita nel novero delle grandi capitali della cultura nazionale ed internazionale. Sono dell'idea che le politiche culturali della nostra città in questo senso debbano rispondere sempre a una doppia sfida: da una parte quella di essere all'altezza della monumentalità materiale e immateriale che esprime la nostra cultura e che in qualche modo ha reso la nostra lingua, la nostra poetica, la nostra bellezza universale. La bellezza, la poetica, la lingua napoletana. E dall'altra parte quella di saper ricacciare dal basso, di andare a cercare negli anfratti delle zone spesso del disagio, del degrado, le migliori, più intelligenti sperimentazioni artistico-culturali. Saper rispondere a questa doppia sfida è sicuramente il mio principale obiettivo. Anche perché, guardate, in quegli anfratti spesso l'arte e la cultura diventano una via di fuga dalle scelte obbligate che impone la povertà e la marginalità. Ed è per questo che io credo che chi si occupa di politiche culturali pubbliche ha il diritto e ha il dovere, soprattutto, di coltivarle come piante preziose, perché sono sottrazione spesso anche all'illegalità. Napoli, come tante metropoli, è una città grande che al suo interno ha tante città diverse. E io sono convinta che la cultura sia la lente migliore che racconta la complessità e la ricchezza della nostra città. Tenerne conto vuol dire rappresentare, quello che io proverò a fare, una porta aperta, sempre aperta, a chiunque ha voglia di produrre bellezza nella nostra città. Questa è la mia piccola sfida, in un tempo sicuramente ridotto, ma che proverò a portare avanti. E guardatelo ancora di più in una fase in cui viviamo una drammatica dismissione della cultura e lo vediamo negli effetti di un imbarbarimento sociale senza precedenti nel nostro paese. E su questo credo che ogni amministrazione pubblica, ogni istituzione di prossimità abbia la necessità di investire in politiche culturali, perché significa salvare la società, fermare il deserto che avanza. E c'è un altro modo attraverso cui questa amministrazione ha provato a fermare il deserto che avanzava. Lo ha fatto in questi anni, lo ha fatto attraverso le politiche dei beni comuni. I beni comuni sono officine di produzione artistico-culturali straordinarie. Anche in quel caso bisogna andare avanti, continuare a lavorare su quel laboratorio, perché è un laboratorio che studiano in tutta Italia e in tutta Europa. Mi avvio alla conclusione dicendo due cose invece su quello che deve essere e deve continuare ad essere l'importanza del turismo nella nostra città, centrato particolarmente sulle bellezze artistiche e culturali. Io credo che in questo momento la nostra città, che vive di flussi turistici straordinari, abbia un grande lavoro da fare, che è quello di ricacciare una certa idea di turismo come bene di consumo, in qualche modo rifuggire a un'idea di industria turistica invasiva che non tutela la bellezza e l'autenticità del nostro territorio. Noi siamo patrimonio dell'umanità, l'UNESCO ci definisce patrimonio dell'umanità, ma ci chiede, nella sua stessa definizione, di mantenere quell'autenticità, di non disperderla, di non trasfigurarla per sempre.
Allora io da questo punto di vista proverò a impegnarmi nel tempo che avrò affinché ogni turista si trasformi in un viaggiatore, affinché i turisti, i viaggiatori si possano muovere liberamente in tutta la città e non soltanto in dei percorsi obbligati che poi alla fine finiscono appunto per trasfigurarsi per sempre. Promuovere un turismo rispettoso della città, dell'ambiente, del diritto alla residenzialità degli abitanti originari e soprattutto un turismo promotore di lavoro dignitoso e non nero e non sottopagato, perché è importante che quell'occasione sia occasione di miglioramento della vita per tutte e tutti. Con questo chiudo, ringrazio ancora di nuovo il sindaco Luigi De Magistris, faccio un gigantesco in bocca al lupo a questa squadra che è una squadra di amiche e di amici, innanzitutto. Grazie Eleonora. Nel dare la parola a Francesca Menna sottolineo anche io, perché me ne ero dimenticato tra le tante cose da dire, che anche la scelta appunto di una maggioranza di componente femminile va in linea esattamente al fatto, e Napoli vuole dimostrare che non si accoda diciamo a una deriva macista che caratterizza un pezzo di politica, ahimè, anche europea e nazionale degli ultimi tempi. 6 a 5 come potete vedere, col sindaco diventa 6 a 6, però io sono fuori quota perché essendo sindaco sono un bene comune in generale, non posso essere un maschio solamente, ma divento un soggetto, divento una persona, cioè in quanto tale. Quindi Francesca Menna e poi Luigi Felago. Passate un po' d'acqua. Sì. Allora, per Eleonora. Sono segnata delle cose perché l'emozione è tanta e vabbè, prima di tutto buongiorno. E anche io volevo pubblicamente ringraziare il sindaco per questa opportunità. Va detto che quando mi chiamò e mi chiese appunto se volevo mettere a disposizione le mie competenze per la città, diciamo sono rimasta un po' sorpresa, infatti lui se lo ricorda, e quindi mi sono presa insomma un po' di tempo per riflettere, qualche settimana per riflettere, e nelle riflessioni a un certo punto è partita una base importantissima, che è poi quella che mi ha fatto accettare anche con entusiasmo di far parte appunto di questo gruppo, di questa giunta. Io sono una persona che oltre ad essere un professore universitario ha fatto parte del Meetup di Napoli. Per chi c'è stato, per chi ha fatto parte del Meetup, sa che il Meetup è un modo di essere, non era soltanto incontrarsi. Era un modo di... noi ci siamo sempre definiti cittadini che avevano voglia di mettere a disposizione della comunità le proprie competenze. Ovviamente partendo da una radice di valori comuni, di principi politici che appunto segnavano l'importanza della difesa della cosa pubblica, dei diritti umani, delle differenze, e articolate in qualsiasi modo, la differenza di un popolo di autodeterminarsi, alla differenza di genere, alle differenze anche alla biodiversità, quindi la difesa della biosfera. E quindi alla fine è il mio modo di partecipare alla politica ed è il mio modo in cui ho lavorato come consigliere comunale. Ovviamente la mia presenza può essere considerata strana per quella visione di blocchi che c'è adesso nella politica, quei blocchi che confliggono e soprattutto quei blocchi che generano odio. Ma questa cultura che cosa ha creato? Prima di tutto nelle persone, nella cittadinanza, nei liberi cittadini, una grande confusione, perché le persone non sanno più dove sta la verità, perché quando si confligge c'è chi dice una cosa e chi dice l'esatto contrario, e questo crea disorientamento e crea anche una grandissima difficoltà nel rispetto, nel credere nelle istituzioni. Quindi io quando ho ricevuto questa grande opportunità, io proprio di questo ho riflettuto. Io sono una persona che crede nelle istituzioni, io sono una donna istituzionale, io lavoro all'università, e quindi quale migliore opportunità se poter dare le mie competenze alla città che amo, che mi appartiene, partendo in un gruppo che ha le basi politiche in cui io credo,
perché io credo nella difesa dello Stato sociale, io credo nella difesa della diversità, dei diritti umani, cioè questi sono il terreno, l'humus in cui io ho costruito la mia vita, ho costruito la vita mia di donna universitaria, di madre, e quindi mi sembrava una grandissima, una bellissima avventura ed esperienza da fare. Le deleghe poi che mi sono state date sono in realtà in estrema continuità con quello che è stato il mio lavoro come consigliera comunale, perché mi è stata data la delega alla salute e agli animali. Io ho lavorato, ho collaborato con l'assessore Gaeta proprio sull'osservatorio della salute. C'è una l'introduzione che, diciamo, di cui sono orgogliosa, che parla di One Health, cioè parla di unica salute, di un concetto moderno di salute mondiale, e anche tutto l'approccio agli animali. Io ho collaborato e ho dato le mie competenze. C'è stato un momento, Eleonora se lo ricorderà, secondo me altissimo, del Consiglio Comunale, in cui tutte le donne si sono unite per scrivere un ordine del giorno che difendeva Napoli come città di pace. E quindi io mi sento assolutamente in linea con questo principio e anche con questa bellezza che abbiamo creato, pur essendo appunto appartenenti a schieramenti diversi. Proprio quella capacità che appartiene alle persone libere di sapersi collegare, unire sui temi in un obiettivo di benessere comune. E quindi anche le politiche, le pari opportunità. Diciamo, io prima di dimettermi ero stata scelta come presidente della consulta delle donne. E questo perché? Perché io sono una donna che si è formata all'inizio degli anni 80, alla fine degli anni 70, e devo tutto alla formazione di una coscienza femminile che fa parte delle mie scelte, del mio modo di essere, del mio modo di impostare le relazioni e di impostare la mia vita politica. E quindi non potevo che accogliere con entusiasmo e soprattutto con grande sensazione di centratura personale, cioè di essere esattamente in linea con i miei principi e con i principi per cui io ho sempre fatto attività politica, e quindi sono qui per offrire le mie competenze. Grazie. Grazie. Grazie, come vedete siamo in linea. Luigi Felaco. Ovviamente è un grande onore e una responsabilità immensa, e quindi per questo voglio ringraziare il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Però credo che in questo scorcio, perché è uno scorcio di consigliatura che ci resta, è il momento di piantare dei semi, e voglio dirlo con forza, anche il momento, perché è vero, perché ci credo, di raccogliere i frutti fatti dal lavoro di questa amministrazione, che è un'unica amministrazione, in questi 10 anni, e in particolare l'immenso lavoro fatto, ovviamente per le deleghe affidatemi, dal sindaco, dall'assessore Clemente e dall'assessore Borrello in questi anni. Questa credo che è stata, è e sarà una squadra, e nelle squadre, una squadra che ovviamente ha diversità, diciamo, diversamente dal gioco del calcio, noi abbiamo un obiettivo che è quello di restituire servizi degni alla cittadinanza, e in questa squadra capita, come capita nel gioco del calcio, che i giocatori possano, degli 11 appunto in campo, possano darsi il cambio, però a festeggiare ci sono tutti quando fanno gol e nel nostro caso quando restituiamo dei servizi e un buon lavoro fatto alla cittadinanza. E quindi, poiché è questo secondo me il nostro obiettivo, io mi sento completamente parte di tutto il lavoro fatto finora, difeso prima in Consiglio Comunale e oggi in questo scorcio, in questo ruolo, ma per me non cambia assolutamente niente, la mia parte era già quella prima, difeso questa amministrazione prima e la difenderò ancora. Piantare semi, ma anche piantare semi di giustizia, perché quando nei beni confiscati, nei beni che erano delle attività mafiose, dove c'erano i boss della camorra, che è ancora il principale cancro di questa città e di questo paese, quando c'è un riutilizzo sociale di questi beni, quando ci sono
più di 20 beni già affidati in questi anni, e negli ultimi mesi ci sono stati dei nuovi affidamenti di beni confiscati per gli ultimi o per chi si occupa degli ultimi del territorio, allora vince lo Stato rispetto a quello che è invece il potere mafioso su questo territorio. Abbiamo altri più di 20 beni da restituire alla cittadinanza attraverso il riutilizzo sociale, abbiamo anche beni sull'emergenza abitativa, altro grandissimo tema in questo, da affrontare in questo scorcio di amministrazione, e abbiamo anche due progettualità già finanziate con il PON Metro da parte del Ministero. Il concime per fare tutto questo in questi ultimi, in quest'ultimo anno e mezzo sostanzialmente di lavoro, io già ce l'ho chiaro, perché è chiaro al, e l'ha detto al sindaco di Napoli Luigi De Magistris: la democrazia partecipativa è quindi dal basso i territori e la partecipazione, ma soprattutto è anche, e qui mi sento di dirlo, la democrazia rappresentativa, i territori e chi li rappresenta, chi è democraticamente eletto sui nostri territori. E penso in primo luogo al Consiglio Comunale, che in questi anni ha votato atti importanti e con coraggio e che fa un lavoro tutti i giorni, spesso silenzioso, e da consiglieri e dai consigli di municipalità. Abbiamo 10 assemblee cittadine, assolutamente, insomma, che come fatto finora andranno sentite, risentite e rese sempre più protagoniste. E non mi sfugge il dato che è stato fatto, è stato chiaro, quindi non mi dilungo su questo: la volontà di fare una giunta politica, quindi con rappresentanza che rappresentano la città non solo per statuto, ma in qualche modo anche voluti dai cittadini. Ovviamente ho fatto tutti questi esempi sui concimi, sui semi e altro, visto che una delle deleghe più importanti è quella del verde cittadino, e abbiamo un immenso lavoro anche questo in continuità da continuare a fare. Abbiamo più di 50.000 alberi in questa città, un lavoro enorme, però io, e soprattutto anche tantissimi da ripiantare. Abbiamo un grande ruolo su questo e abbiamo anche dei finanziamenti, grazie al sindaco di Napoli, che è anche il sindaco della città metropolitana, di finanziamenti che avverranno da qui a poco e che già sono in campo in qualche modo. E io questo la penso veramente come Confucio: il momento giusto per ripiantare un albero è 20 anni fa, però il secondo momento utile è adesso, e noi siamo qui adesso per farlo. Grazie. Grazie Luigi. Prima di dare la parola a Rosaria, che concluderà questo giro di interventi, vorrei, perché non l'ho fatto prima, ringraziare gli assessori e le assessori rimasti, perché si sono caricati, non so se avete notato, in particolare alcuni di loro, di deleghe particolarmente significative, e nessuno di loro si è sottratto, pur nel momento complicato, difficile, in cui l'ossigeno comincia a scarseggiare, in cui i viveri non arrivano da Roma e anzi i tentativi di farci cadere sono sempre maggiori. Quindi la fase della resilienza c'è, il contrattacco è in questo momento in azione. Voglio solo però sottolineare, tanto per avere un'idea, la delega al trasporto di Enrico Panini, le deleghe alle politiche sociali di Monica Buonanno, le deleghe ai lavori pubblici di Alessandra Clemente, ne potrei citare altri. Insomma, stiamo parlando di assessori già impegnatissimi che si sono fatti carico di altro, quindi è un momento difficile, ma loro devono sapere, la città deve sapere che io sto a fianco di ognuno di loro come sempre, quindi è un momento di grande slancio. Enrico Panini sta facendo un ottimo lavoro, tutti i nostri collaboratori, voglio ringraziare il direttore generale, capo di gabinetto, che anche in questi giorni mi ha sopportato e supportato in momenti particolarmente complessi e difficili. Soprattutto lo voglio sottolineare, e chiudo, senza fare menzioni per nessuno, perché sapete che io sono una visione orizzontale, non gerarchica, però voglio ringraziare in particolare Monica Buonanno, perché Monica Buonanno adesso, dei rimanenti intendo dire, si fa carico di una delega molto delicata, perché le politiche sociali vengono accorpate. A nessuno sfugge che prima erano in capo sia a Roberta Gaeta che a Laura Marmorale, che hanno svolto bene, in condizioni difficili, il loro lavoro. Adesso a Monica gli ho chiesto di fare questo, anche perché Monica in un anno di lavoro mi ha dimostrato grande capacità politica, grande capacità amministrativa, grande concretezza e la capacità di dialogare
da Fulvio Bonavitacola ai comitati delle vele, ai movimenti, al governo nazionale. Cioè esattamente quello che il sindaco chiede. Qua non siamo di parte. Io sono stato eletto da una parte, ma sono sindaco di Napoli. E lei oggi ha una delega importante, lo voglio dire perché sento molti preoccupati. Allora, i preoccupati li voglio dire, senza far gravare troppo di responsabilità e di peso Monica, che mai potevano andare in migliori mani in questo momento le politiche sociali delle fragilità. Quindi nessuno si preoccupi, perché se prima si è fatto tanto, con Monica Bonanno si farà tantissimo e i risultati saranno ancora migliori, perché ci starò anche io pezzo su pezzo, dall'ultimo degli ultimi ai Rom, agli immigrati, ai senza tetto, perché questo è l'obiettivo di questa amministrazione: giustizia sociale, coesione ed uguaglianza nei diritti. Quindi, non per ultimo, ma perché volevo far concludere a una donna questo giro importante della vita amministrativa e politica della città, ringraziandola, do la parola a Rosaria Galliero e poi dopo, se i giornalisti vorranno, ovviamente ci sono domande, altrimenti faremo gli a margine con il sindaco e con ognuno ovviamente delle persone che voi vorrete. Io ringrazio ovviamente il sindaco Luigi De Magistris per questo grande onore che mi concede oggi. E lo ringrazio soprattutto per il grande coraggio. In questo paese sono anni che si parla di investire per quanto riguarda la politica sui giovani e sulle donne. Lui oggi sta facendo quello che tanti altri dicono. È una grande scommessa quella che fa su di noi. E sono contenta anche del fatto che il nostro ingresso in questa giunta sancisce comunque l'ingresso in consiglio comunale di due donne che sono impegnate in questa città e si sono distinte. Non sarà semplice il lavoro che faremo. E Luigi prima citava il discorso dei semi. Noi ieri siamo stati insieme ad una manifestazione in cui appunto, una manifestazione a Ponticelli contro la camorra, in cui si ricordava, volevate seppellirci, ma non sapevate che noi eravamo dei semi. Noi oggi questo rappresentiamo, dei semi. Io sono certa che noi avremo la fiducia della città, è un lavoro arduo quello che ci aspetta, però questa è una città straordinaria, io sono figlia di questa città e per me è un doppio onore perché la delega che mi è stata assegnata parla a tutto quel mondo delle attività produttive di questa città e parla a tutta quella ricchezza che noi dobbiamo mettere ancora di più in circolo, come ben ha fatto chi era prima di me, che mi accompagnerà sicuramente, perché sarà un lavoro nella continuità. Ce lo siamo sempre detto, il mio scopo più grande è che, come io ho fatto un paio d'anni fa e poi sono tornata, vorrei che chi lascia questa città lo faccia soltanto per scelta. Non vorrei più che il meglio di questa città sia costretto ad andare via e lavoreremo tutti quanti insieme per fare questo. E sono certa del fatto che essere in questo momento al lavoro con delle persone che stimo, e stimo realmente perché sono persone con le quali ho condiviso delle battaglie e delle vertenze, mi dà una grande forza, perché so che non sono sola e so che avremo grande forza anche nei territori. La delega dei rapporti con le municipalità è per me strategica, perché so bene quali sono le difficoltà che vivono oggi le municipalità e chi rappresenta il lavoro nelle municipalità, che sono il front office della nostra città. E noi dobbiamo mettere in circolo tutto questo, tutta la nostra voglia. Questo è un momento drammatico, lo sappiamo, per tutti gli enti locali. Abbiamo visto, perché poi bene diceva il sindaco, abbiamo visto tutti quanti la trasmissione Report qualche giorno fa. Napoli subisce un taglio di circa 159 milioni di euro. Napoli è una città che con tutti questi tagli invece ha reinvestito in cultura, ha reinvestito in lavori sull'edilizia scolastica, perché è bene ricordare che siamo ricordati in Italia nei forum per la pubblica amministrazione per il lavoro che si è fatto, grazie ovviamente al lavoro sull'edilizia scolastica, però non sempre se ne parla e noi dobbiamo fare questo, dobbiamo metterci insieme, fare comunità. Sono sicura che il sostegno del Consiglio Comunale non mancherà. Non ho dubbi, ci saranno tutti vicini, così come ci sarà vicina la città. E per questo noi andiamo avanti, perché siamo parte attiva di questa città e il nostro obiettivo è andare sempre più avanti, andare oltre, come sta facendo adesso il sindaco oggi. E sono certa che andremo oltre tutti quanti insieme. Grazie.
Bene, bene Rosaria. Un'ultima parola prima di dare la parola ai giornalisti. Voglio ringraziare le tre assessore e l'assessore per quello che hanno detto, perché da loro mi aspettavo esattamente queste parole sintetiche ed efficaci. Oggi sento in modo assolutamente convinto che ci siamo consolidati sul piano amministrativo e ci siamo ulteriormente rafforzati sul piano politico, sia in giunta che in consiglio comunale. Siccome la politica è fatta anche di comunicazione, a tutti gli assessori, mi ci metto anche io, dobbiamo, me l'ha sollecitato Rosaria con il suo intervento, dobbiamo far comprendere sempre meglio alla città anche il tanto lavoro che è stato fatto in questi anni. Quindi entriamo in una fase, a nessuno è sfuggito, che è di consolidamento amministrativo, di raccolta dei frutti oltre che semine, perché le semine le dobbiamo fare, dobbiamo raccogliere i frutti, ma anche, come dire, di operazione chiaramente politica, di comunicazione, di far comprendere, di stare tra la gente. Insomma, nella fase finale del mandato ci vuole azione amministrativa, raccogliere i risultati, raggiungere il maggior numero di obiettivi possibili e fare politica sul territorio e tra la gente. Quindi, dopo anche le loro parole, mi sento molto soddisfatto, pronto alla sfida, come sempre, rigenerato in modo politico ed emotivo, il che è sempre importante. Diamo la parola ai giornalisti se intendono intervenire.